Salve a tutti ragazzi, qui Spartano 117 e benvenuti in questa nuova guida alle armi su Battlefield 4. Quest'oggi insieme vedremo l'M416, arma odiata da praticamente chiunque in Battlefield 3 e passata un pochino in secondo piano con Battlefield 4. Io, per esempio, non l'ho praticamente utilizzata per mesi, semplicemente perché mi ero dimenticato della sua esistenza. Ho pensato prima a giocare altre armi come il famigerato Ace 23, lo Scarahacca e così via, ma l'M416 veramente me ne ero scordato. Fino a quest'ultimo mesetto, 2 mesetti in cui appunto ho iniziato ad usarlo e devo essere sincero, è un'arma veramente ottima, molto semplice da utilizzare, devo essere anche qui sincero, perché non ho trovato tutta questa difficoltà a iniziare a utilizzarla, questa difficoltà che magari si è vista con altre armi, che ne so, Ace 23, F2000, utilizzandole bisognava un pochino prenderci la mano. Con l'M416 l'ho trovato semplice, nonostante alcuni suoi valori siano scomodi, ma andiamoli a vedere insieme. Per quanto riguarda le statistiche, l'arma ha un danno massimo di 25 e un danno minimo di 18. Discesa del danno che inizia agli 8 e finisce ai 55 metri, caricatore di 31 colpi, 750 di RPM che è un valore veramente molto buono e un tempo di ricarica che va dagli 1,85 secondi ai 2,4. E questo è uno dei tempi di ricarica migliori tra tutti i fucili d'assalto. Migliori mi pare che ci sia soltanto l'M16A4, se non dico una cavolata, ad avere come tempo di ricarica 1,8, se no questo è decisamente uno dei migliori. Per quanto riguarda invece il rinculo, i valori parlano già da sé. Quest'arma ha un rinculo verticale di 0,32, uno di sinistra di 0,1 e uno di destra di 0,3, con un moltiplicatore del primo colpo di 2,2. E come avete avuto modo di vedere, quest'arma avrà un rinculo quindi che tende verso destra, un pochino rognoso, perché diciamo che di solito il rinculo orizzontale, sempre in qualsiasi caso, quando non è simmetrico, quando non è uguale a destra e a sinistra, è scomodo. C'è poco da fare, è la scomodità fatta proprio a rinculo, perché essendo simmetrico è anche più scomodo da controllare. Mi sembra anche abbastanza ovvio da dire. Però devo essere sincero, non ho riscontrato così tanto problema con quest'arma al contrario di altre, non mi ha rotto così tanto i coglioni. Forse perché semplicemente di 0,3, mentre in praticamente tutte le altre armi che ce l'hanno asimmetrico è 0,1 e 0,4, non lo so sinceramente, non so darvi una spiegazione, so solo che non mi ha dato così tanto fastidio. Non so se sono io, magari anche voi, io ho avuto questa sensazione. Per quanto riguarda il loadout invece, come al solito, mirino a vostra scelta di quelli semplici, mirino laser sotto canna per migliorare la precisione quando andrete a sparare in infai, e una canna angolata. Concluderei qui per il semplice motivo che l'angolata riduce il kick del primo colpo, che era di 2,2, lo riduce, non è uno dei peggiori, ma comunque è bene ridurlo e la trovo molto comoda. Anche altri calci, altre impugnature non sono scomodissime, ma sinceramente io mi trovo meglio con la angolata, appunto. Sulla canna niente, niente perché allora il silenziatore, come vi ho già spiegato nel video dedicato solo adesso, si può mettere quando cazzo ci avete voglia, dovete vedere le circostanze in cui giocate. Essenzialmente debilita soltanto la velocità dei proiettili, che non è così tanto un problema, nel senso non va a intaccare nel rinculo, nella stabilità quindi, nella precisione dell'arma, quindi vedete voi. Per quanto riguarda gli altri, analizziamoli. La canna pesante ne aumenta la precisione, ok, però ne debilita il rinculo. Avendo l'arma già un rinculo asimmetrico, io mi trovo scomodo ad aumentarlo ulteriormente, sinceramente. Mentre con altre armi, come per esempio l'M16A4 che spara raffiche e tutte queste cose, a me piace utilizzare la canna pesante e ce l'ha anch'essa il rinculo asimmetrico. Con questa io sinceramente non mi trovo, non mi piace, mi dà fastidio la canna pesante. Preferisco non montarci niente piuttosto. Mentre al contrario, altri accessori come freno di bocca e compensatore. Il freno di bocca va a migliorare il rinculo verticale, che non è così tanto rompicoglioni. 0,32 sì, non è proprio zero, sia chiaro, ma non è così difficile da controllare, non trovo tutta questa difficoltà. Mentre il compensatore sì, andrebbe a migliorare quello che è il rinculo orizzontale, ma sempre asimmetrico rimarrebbe e peggiorerebbe anche la precisione, esattamente come il freno di bocca. Quindi io dico niente sulla canna, un'angolata sotto. E poi si usa l'arma e si usa esattamente così com'è, perché comunque non è difficile. Poi io, sia chiaro, se doveste trovare difficoltà nel controllare il rinculo, comunque un compensatore potete anche mettercelo, però dovete sapere che quello debiliterà la vostra precisione. Per quanto riguarda ciò che avevo da dirvi su quest'arma, direi che è tutto, perché ha dei valori abbastanza standard, se non per un ratio di fuoco veramente buono e un tempo di ricarica ottimale. È molto facile da utilizzare, il rinculo è un pochino rognoso, ma prendendoci l'abitudine in poco tempo comunque ce la si fa a utilizzarla molto bene. Quindi ragazzi, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, vi invito a lasciarmi il vostro feedback, commento, un voto e iscrizione se non l'aveste ancora fatto. Noi ci sentiamo tra 2 giorni con un nuovo video. Ciao a tutti!